vostro latte. Bevetelo tutto finché è ancora caldo. Psst. Se fossi in te non lo farei. Ho aggiunto un ingrediente speciale. Ci sono dei capelli nel mio latte. Ma questo è impossibile. L'igiene all'interno del nostro campo è sempre stata impeccabile. Signori, cosa c'è nel menù di stasera? Un bel parrucchino al forno? Ma è terribile, le docce sono otturate e non possiamo nemmeno lavarci. Yuhu, evviva! Ma che dite, non può essere vero? Le ho pulite io stesso proprio ieri. In più la mia spazzola è sparita. Perfetto, stiamo perdendo il controllo. Un suo commento a caldo. Io vedo già la prima pagina del mio blog. Scandalo al campo, spaventoso allarme igienico e furto di oggetti. Che titolo esagerato, è così facile criticare. Io vorrei vedere voi al mio posto, piccola banda di furbetti. Ma che idea magnifica. Oggi ci scambieremo i ruoli e i ragazzi prenderanno il nostro posto. E noi grandi in vacanza. Affare fatto. Però voi dovrete restituirci un campo davvero impeccabile. Va bene, l'accordo è fatto. Allora puoi iniziare subito lavando le tazze della colazione. Forza, forza, hop, hop, hop! La cosa importante, ragazzi, è riuscire a stupirli. Chi fa cosa? Io penso ai grandi, cioè ai piccoli. Ho già delle grandi idee in mente. E io alla contabilità di Ippolito. Ma è perfetto, mentre Malik e io cucineremo. E per un giorno speciale serve un reportage speciale. Io mi occuperò di fare un resoconto dettagliato. E invece noi due che cosa faremo? Per voi ho riservato un compito della massima importanza. Non vediamo l'ora. Coraggio, un bel sorriso. È il luogo del campo che preferite. E ora ve ne occuperete per 3 ore al giorno. Bene, allora, che cosa prepariamo oggi di buono? Ah, dei ravioli al pomodoro. Ecco i barattoli. Trovato l'apriscatole. Sì, grazie Malik. Forse è meglio se apparecchi la tavola. Buongiorno a tutti. Cominceremo scaldandoci con una partita a palla prigioniera. Che assurdità, siamo solo in 3. Come facciamo a formare 2 squadre? Preso, ora sei prigioniero. Annetta, non puoi fare la bambina. Noi grandi dobbiamo dare a tutti il buon esempio. Sì! Ottima strategia! Ho finito. Ora la contabilità è in ordine. Di già. Allora ricomincio, era troppo divertente. Non stare lì impalata, vieni ad aiutarmi. Sei pronta? Vai! Bene, dopo il riscaldamento passiamo alle cose serie. Ecco a voi lo skateboard! Ma che bella idea! Brian, la parola esatta non è skateboard, quella si chiama tavola con le ruote. Per di più ce n'è solo una, mentre noi siamo in 3. Avete fatto male i conti, ragazzi. Ma questo non è un problema, li costruirete con le vostre mani. Proprio come una volta. Stai parlando di bricolage? È fuori questione, mi rifiuto di fare questa cosa. Si tratta del primo avvertimento, noi ragazzi non critichiamo la sua organizzazione. E al terzo cartellino scatta la punizione, d'accordo? Ricevuto. Ricevuto e poi? Sì, ricevuto, signor Brian. Molto bene, non perdete tempo, avete molto lavoro da fare. Ci sarà un motivo se hanno inventato la apriscatole? D'accordo, cucineremo qualcos'altro. È perfetto! Delle cosce di pollo surgelate per tutti! Tutto a posto! Saranno cotte a puntino proprio per l'ora di pranzo. Ora raggiungiamo gli altri. Davvero eccellente, Olga! Bravissima, Annetta! Ippolito, 0. Un disastro. Mi dispiace, ma io sono molto più abile a costruire modellini di aerei. A dire il vero non mi importa, perché sarà lei a giocarci. Coraggio, in pista! Non ti sembra troppo pericoloso usarlo in questo modo? Ci servono delle protezioni. Ovviamente, io lo dico per la sicurezza delle ragazze. A noi due, ingorgo puzzolente! Credi che
possa esserci di aiuto. Ma che domande? L'aspirapolvere serve ad aspirare... Guardate come i nostri eroi si preparano alla partenza sui loro bolidi da competizione. Adesso sono pronto. Allora forza, campioni! Via! Troppo divertente! Prendo velocità, prendo velocità! Sembra che gli aspetti un futuro da atleti. Ecco, ragazze, adesso guardatemi! Io sono capace di girare! Bravissimo, Ippolito! A che ora sarà pronto il pranzo? Sta arrivando, non si preoccupi! Il pollo dovrebbe essere pronto! Ma qui non c'è la corrente! Accidenti, il forno! Oh no! Il pollo è ancora tutto congelato! Vuoi andare a vedere che cosa succede? Proprio io? Da solo? Svelto, intanto prenderò tempo! Oh, accidenti, penso di aver sbagliato. Ma è fantastico, posso ricominciare così. Ah, visto, la corrente torna, se l'aspetti. Abbiamo fame. Calma, super, abbiamo bravi, fame. Sto arrivando. Buon appetito. Ma è ancora surgelato. Sì, così mangerete insieme il secondo e il gelato. È una di quelle ricette moderne. Scusa, Lisa. Sì? Non possiamo mangiarlo? Sì, ma certo, ha ragione. Ma questo era solo uno spuntino. E comunque, vi avviso, dovete stare leggeri per pranzo. Malik e io abbiamo in mente una super idea per stasera. Ma davvero? Ah, sì, certamente. Assaggerete dei piatti mai visti prima. Spero siano più commestibili di questi ghiaccioli al gusto di pollo. Su, golosoni, la pausa è finita. Riprendete gli skate. Alzatevi, per favore. Malik, non possiamo sbagliare questa sera. E se trovassimo una scusa per punirli? In castigo, niente cena. Sì, però anche io, a dire il vero, inizio ad avere fame e tu no. Ehi! Prepariamo una minestra, ci sono tante verdure nell'orto. Il primo di voi che arriverà al forno a legna vincerà. Comincia la gara. Sembra la corsa delle lumache. Attenzione! Getto alla massima potenza. Ed eccole qua, le belle verdure del nostro orto. Rimanete morbidi con il corpo, piegate le gambe, così, bravissimo. Avete visto come vado veloce? Cosa? Secondo avvertimento, Ippolito, avevo detto in piedi. Non è fondamentale, è consentito ogni metodo. Sono io il vincitore. Ritiro quello che ho detto. Un doppio ollie flip più uno slide con la schiena. Niente da dire, un applauso al vincitore. No! Ce l'abbiamo fatta! Bene, stavolta è quasi pronta. La lasciamo cuocere ancora un po'. Su, forza, forza, non faccia tutte queste storie. E poi ho quasi finito. Questa giornata è stata un totale fallimento. Potresti sparecchiare la tavola, Malik. Non ci sarà nessuna cena stasera. Ma non sono stato io a parecchiare. Qualcosa mi dice che il nostro Flapascià ci vuole dare una mano. Con le patate. Senti che buon profumino. Malik, tutto bene? Delizioso. Ehi, dai un'occhiata dietro di te. Ma questo è un cespuglio di fragole con la panna. Grazie mille, Flapascià.
Per caso le avanza anche una piccola cascata di mousse al cioccolato? Avete pulito tutto da sole? No, questi piccoli bruchi hanno pensato a tutto. Andate, ce n'è ancora un po' là. Oh! È stato il Frapascià! Ha giocato a rugby con gli amici. Erano ricoperti di fango, allora hanno fatto una doccia da noi. Per questo era tutto otturato. E così ci ha voluto dare una mano per scusarsi. È stato gentile, no? Certo, davvero gentile. Il tortino di patate era troppo salato, mentre le fragole non erano abbastanza dolci. Oh, è per questo motivo che ha mangiato tutto ben 3 volte, Ippolito. La vostra cena era veramente squisita. Le docce sono state riparate e noi grandi ci siamo divertiti tantissimo. Ma che bravi ragazzi. So. Per me la tavola con le ruote non è stata affatto divertente. Oh, eppure il suo portamento mi sembrava così elegante. Dice davvero? Sì, dopotutto non me la sono cavata poi così male. Forza ragazzi, ora tutti a letto. No. Sarete voi ad andare a dormire. Lo scambio di ruoli dura per tutto il giorno, compresa la notte. Io sono d'accordo. Lei cosa ne pensa, Ippolito? Oh, ma Ippolito? Yuhu! Olga! Guardi cosa sono capace di fare! Mi è mai piaciuta la tavola con le ruote!